Buongiorno amici, questa mattina siamo ancora con Pedro in cerca di morchelle. Guardate che boschi spettacolari, guarda, guardalo là, è sempre davanti a me, guardalo là, lì ha trovato una, c'è Pedro? Guarda, andiamo più avanti a vedere se c'è qualcosa, poi ve lo facciamo vedere, ciao. Guarda Franco, che bella morchella che c'è qui, fresca fresca. È vero. E stamattina le abbiamo già trovate, ma questa qui forse è la più bella. Guarda che roba, anche il gambotto, guarda che roba. Allora qui, questa qui anche lei, una morchella esculenta, varietà esculenta. Vedi? Mitria colore uniforme, gambo crema giallino. E la cosa strana che abbiamo già visto, notato stamattina, no? Che in questo posto, una settimana fa, abbiamo trovato una ventina di morchelle esculenta varietà vulgaris. È vero. Stamattina troviamo tutte esculenta varietà esculenta. Questo ci fa pensare, come in base alla nostra esperienza, che il micelio della vulgaris produce prima e il micelio dall'esculenta esculenta produce dopo. Quindi hanno tempi di maturazione leggermente diversi. Bravo, guarda bravo. Che belli. Bello. Ecco qua, questa è la raccolta di oggi, 18, oggi ne abbiamo 18, 18 aprile, no? E saranno una ventina più o meno, è tutto morchella esculenta, come abbiamo visto, varietà esculenta. E tutti sani. Facciamo una nota particolare che non abbiamo ancora detta, ricordate che questo fungo quando lo cucinate, sia che prima lo fate seccare, lo cucinate da fresco, va cotto almeno 20 minuti. Perché se no contiene delle sostanze tossiche che sono termolabili, che con la cottura se ne vanno via. Se uno per esempio fa una frittatina e lo cuoce poco, è veramente può avere dei disturbi gastroenterici.